ci sto una strategia di ottimizzazione. Se volete vi leggo il... No. Quindi abbiamo deciso come andare avanti sui nostri dati. Quindi nel mio caso io avevo deciso di lavorare sulle medie mensili per il mese di giugno. E quindi quel semivariogramma sperimentale che avevo fatto vedere prima era calcolato sulla media mensile del mese di giugno. Quindi adesso dobbiamo andare a fare il fitting con il semivariogramma teorico. Questo è il semivariogramma teorico, questo è preso da una slide del professore, in cui vi fa vedere appunto quali sono i parametri dei modelli, che sono, non so se viene forse malissimo, il range, il nugget, che sostanzialmente sarebbe l'intercetto, e poi il sill. Il sill sarebbe questo. Ok, quindi questa è la tipica forma del semivariogramma teorico. Esistono diversi modelli per fare questo fitting, adesso vi farò vedere. Quali sono i dati di ingresso che servono a questa componente? Allora, sono la serie temporale di distanze, la serie temporale delle semivarianze, qui ho mancato una cosa, e il nome del modello di semivariogramma teorico che volete andare a utilizzare. Esistono tantissimi modelli in letteratura di semivariogrammi, per esempio esiste il modello lineare, una retta, esisterà un modello esponenziale, un modello logaritmico e così via. Quindi potete scegliere tra 10 modelli, che adesso vi farò vedere quali sono. Questi modelli avranno quindi tre parametri fondamentali, che sono il range, il nugget e il sill, che saranno i valori che dovranno essere ottimizzati dal calibratore. Quindi il calibratore che cosa fa? Sceglie tre valori di range, nugget e sill, genera un semivariogramma teorico, va a calcolare l'indice di goodness, cioè la differenza tra la bontà tra la simulata e la misurata, che sarebbe il vostro semivariogramma sperimentale, e va a vedere che indici di goodness ha ottenuto. Sono buoni? Ok. Possono ottenermi di migliori? Sì, mi muovo all'intorno dei valori che ho trovato, dei valori ottimi che ho trovato, fino a che non trovo la migliore terna. Non sono buoni? Ok, allora questa terna è da escludere. Andiamo avanti. E quindi va avanti, 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 farà la calibrazione dei parametri fino a che non ottiene la terna ottima. Allora, adesso vi farò vedere una cosa sul calibratore. Andiamo avanti. Questi sono quindi i 10 modelli che potete scegliere di utilizzare per il fitting, quindi per ottenere questa forma del semivariogramma teorico. Quindi l'esponenziale, il gaussiano, sferico, pentasferico, lineare, Bessel, periodico, potete scegliere come più vi piace. In realtà da uno studio che abbiamo fatto, quindi sono da un articolo che stiamo scrivendo, abbiamo visto che i modelli migliori sono l'esponenziale, il Bessel e il lineare. Quindi io vi direi di provare innanzitutto con questi tre modelli. Quindi voi che cosa fate? Scegliete il modello, ad esempio scegliete il modello lineare e poi andate ad attivare il calibratore in modo che lui fa l'ottimizzazione automatica. Allora, adesso vi faccio vedere il sim file del semivariogramma teorico. Allora, io vi direi che adesso mi state a sentire, quindi ve lo faccio vedere solo io, questo, perché poi vi farò vedere direttamente come si fa la connessione tra il semivariogramma, tra la componente del semivariogramma teorico e il particle swarm, che sarebbe il calibratore che andremo a utilizzare. Quindi per il momento guardate solamente allo schermo. Allora, anche in questo caso, quindi nel calcolo del semivariogramma teorico, noi vogliamo la data di inizio e la data di fine simulazione. Ad esempio, noi abbiamo deciso di lavorare sulla media mensile. Allora, la data di inizio e fine simulazione dovrà essere praticamente la stessa, perché è un solo istante temporale. Immaginiamo che noi abbiamo fatto la media delle temperature di giugno. Quindi il time step, quindi la data di questo valore medio, la metto ad esempio al 15 di giugno. Quindi avrò che la media delle temperature avrà data 2008-06-15, allora mezzanotte, tanto non cambia nulla. Ok? Quindi start date
time step in questo caso saranno coincidenti perché è un solo time step. Ok? Ci siete? Vabbè. Poi qui c'è sempre quindi il reader che fa il processo, quindi abbiamo questo processo che legge, in questo caso legge una sola volta. E quindi quali sono i dati di input? Sono quindi le distanze, il file con le distanze, il file con le invarianze sperimentali che abbiamo calcolato e la componente che fa, che calcola il semivariogramma teorico e la componente che scrive i risultati, cioè che scrive il semivariogramma teorico simulato. Ok? Quindi, di nuovo, quali sono i parametri delle componenti? Allora, i due lettori, reader, distanze, set, reader, parallel, vogliono i percorsi alle distanze e semivarianze calcolate. Queste qui quindi saranno distanze chiamate giugno, quindi 6, 8 sono gli intervalli. E quindi semivarianze sperimentali giugno, 8 intervalli. In verità prima nella simulazione che abbiamo fatto l'avevamo chiamata VT e distance T, dipende voi come decidete di chiamarli, ok, fate riferimento a questo. Poi in questo caso io avevo scelto il modello Bessel, che era uno dei modelli disponibili, e questi erano i valori di range, nugget e tessil che avevo deciso di attribuirgli. Che cosa mi dà in output? Mi dà la semivarianza teorica calcolata col modello Bessel per il mese di giugno su 8 intervalli. Quindi io l'ho chiamato Bessel 6-8. Ok? Le connessioni sono sempre le stesse, quindi i due reader danno in output i valori che sono input delle distanze delle semivarianze sperimentali e poi la componente semivariogramma teorico dà la semivarianza teorica, semivariogramma teorico che dovrà essere scritto. Allora, questo è il calibratore che vi dicevo prima. Esistono tanti calibratori. Noi abbiamo deciso di utilizzare questo particle swarm. Vi ho messo il riferimento all'articolo in cui appunto si parla del particle swarm. Sostanzialmente quindi quello che vi ho detto è che il funzionamento è si generano delle serie con una terna di parametri range, nugget e tessil, si va a vedere se questa serie teorica fitta, cioè il fitting viene bene, quindi con la semivariogramma sperimentale viene bene, si migliora l'intervallo continua la calibrazione fino a ottenere il miglior indice di goodness che sono andato io sono andata a specificare. Questi due articoli, uno rimanda a questa pubblicazione in cui viene spiegato quindi il particle swarm e questo invece rimanda a un utilizzo, quindi un esempio di come del particle swarm. Allora, a questo punto vi spiego un attimo il sim file e poi andiamo insieme a vedere come funziona. Okay. Allora, praticamente per utilizzare il particle swarm sostanzialmente bisogna andare ad inglobare, diciamo così, il sim file del semivariogramma teorico in questo, quindi tra queste parentesi graffe. Quindi bisogna andare ad aggiungere delle linee al sim file del semivariogramma teorico. Queste linee che bisogna aggiungere sono appunto queste, PS, che sta per particle swarm, e quindi questo è il nome della cartella in cui lui andrà a lavorare, che appunto io l'ho chiamata PS e VTV perché è particle swarm, quindi il calibratore tra la semivariogramma sperimentale e il semivariogramma teorico. E poi l'altra cosa che dovete andare a specificare è appunto questa riga, che è dove andrà a mettere i risultati, ok? Queste cose ovviamente il sim file io già ve l'ho già dato, quindi già sistemato, non dovete andare a modificare nulla di questo, è solo che io appunto vi sto spiegando che bisogna andare a aggiungere queste due righe prima del sim file del semivariogramma teorico. Questo qua è quello che vi ho appena fatto vedere, quindi quello che leggeva le distanze, la semivarianza sperimentale, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente abbiamo solamente inglobato dentro il particle swarm. Dopo lo vedremo meglio quando andrete a dirlo. Quindi, alla fine del sim file, del semivariogramma teorico, dovrete andare ad aggiungere altre righe, che sono quelle relative a
hanno il particle swarm. Allora, tutti questi parametri sono dei parametri interni del particle swarm. E quindi questo qua, per esempio, vi dice il numero di iterazioni, quindi 175 iterazioni. Questo verbo su 1 ti dice in che modalità lavora, quindi quello che vi fa vedere. Quindi in questo caso vi farà vedere il valore dell'indice di goodness e i valori dei parametri per ogni time step e diversi parametri interni. Le parti fondamentali sono queste due a cui dovete stare molto attenti. Allora, voi dovete andare a specificare dei range in cui degli intervalli, chiamiamoli così, in cui lui deve effettuare la ricerca. Cioè, io ho il valore del range e gli dico che il valore minimo deve essere 0, il valore massimo io l'ho settato a 50.000. Perché 50.000? Allora, il range, l'avete visto prima, è questo. Quindi è la distanza in cui appunto la semivarianza poi raggiunge un valore costante. Quindi io mi sono andata a studiare un po' come sono disposte le mie stazioni, ho visto che la massima distanza tra due stazioni era 30.000-40.000, insomma, non di meno, perché è molto grande, e quindi praticamente sono andata a mettere quello come valore massimo. Ok, quindi questo qui lo dovete un po' guardare da come sono di voi disposte il valore massimo da come sono disposte le vostre stazioni. Poi il nugget e il seal, come li andate a definire? Allora, il nugget sostanzialmente avete visto che è la vostra, chiamiamola, intercetta, cioè nel semivariogramma sperimentale il valore in cui appunto la curva interseca l'asse. Quindi questi valori li dovete un po' regolare a seconda di come vedete che il vostro semivariogramma sperimentale interseca l'asse, quindi questi potrebbero essere anche negativi, potrebbe avere un'intercetta negativa. Mettiamo il caso che il vostro semivariogramma, aspettate, immaginiamo che il vostro semivariogramma sperimentale faccia una cosa del genere. È chiaro che in questo caso l'intercetta della curva sarà negativa, quindi dovete andare a sistemare, dovete andare a mettere quindi l'intervallo che parte da un valore negativo a seconda di quello che vi aspettate che sia l'intercetta. Mentre il seal è appunto questo valore, cioè il valore della semivarianza per cui questa diventa costante. Anche qui, a seconda di come avete ottenuto il semivariogramma sperimentale, vedete che se questo qua è un valore che, non so, 10, ovviamente questo range massimo lo mettete a 12. Ok? Quindi questa è una cosa a cui dovete stare un po' attenti, a come andare a settare i valori limiti e massimi degli intervalli in cui il calibratore va a cercare i parametri. Cioè lui si muoverà in un intervallo tra 0 e 50.000, tra 0 e 10, tra 0 e 30 per dare dei valori ottimi. Ok? Dopodiché questa è un'altra cosa fondamentale, cioè qual è la funzione obiettivo che voglio andare a ottimizzare? In questo caso io sto ottimizzando la funzione che si chiama root mean square error, che è lo scarto quadratico medio. La radice. E qui devo andare a specificare i no value, quindi -9,9, quindi nella mia serie temporale ho -9,9, come diciamo prima, -9,9.0, eccetera, eccetera, questo devi andare a cambiare. E poi questo è un altro, sono altre due cose importanti a cui stare attenti. Quali sono le simulate e quali sono le osservate? Allora, quindi il calibratore sceglie una terna di parametri in questi intervalli. Per esempio sceglierà il punto 20.000, 5, 15, immaginiamo. Genera un semivariogramma teorico che sarà questo, tb.result, quindi sarà la simulata. Poi si va a leggere le osservate, che sono le observation. Va a calcolare il root mean square error tra la simulata e l'osservata e vede, è un root mean square error buono? Ok, ve lo tengo, vado a vedere nell'intorno di questa terna se riesco a ottenere i valori migliori.
genero altri tre parametri, sempre in questi intervalli, e vado avanti, va avanti, va avanti, va avanti, fino a che lui non trova il laterno migliore. Ovviamente questo è un funzionamento, diciamo, teorico dei calibratori. In che senso? Ogni calibratore, il calibratore può dare risultati esatti, perfetti. Ma quello che potrete notare è che praticamente se fate girare anche un paio di volte il particle swarm di sento, potete ottenere dei valori che sono leggermente diversi tra di loro. Questo perché? Perché lui praticamente c'è una differenza tra minimo assoluto, cioè il valore ottimo, la terna ottima, e poi ci possono essere dei minimi locali. Potrebbe essere che lui ha trovato la terra in questo minimo locale e quindi praticamente lui ha detto vabbè, questa è la terra migliore, ma in realtà se facendolo girare lui si accorge che questa è la terra migliore e dice vabbè, allora come faccio a saperlo? Non lo sapete. Fate girare il particle swarm e i valori che avete ottenuto li prendete, li confrontate quindi con i semivalogrammi teorici e vedete come è venuto il fitting. Okay. Quello che può essere successo è se il fitting viene una schifezza, cioè viene sballato, riesce una cosa del genere, troppo alto, troppo basso, significa che avete sbagliato gli intervalli. Quindi dovete andare ad agire sugli intervalli, restringere gli intervalli, ingrandire gli intervalli, allargarli. Oppure avete sbagliato modello. Perché questo qui era un semivalogramma che era, lo sperimentale era un semivalogramma che era una retta, praticamente questo utilizzando, che so, Bessel oppure l'esponenziale e non riuscirete mai a ottenere il fitting. Quindi voi guardate il semivalogramma sperimentale che avete ottenuto, così scegliete il tipo di modello e scegliete gli intervalli da dare al calibratore. Ok? Questo è un risultato, adesso proviamo a farlo girare anche noi. Allora, questo è un risultato di una calibrazione che ho fatto io. Quindi sempre il risultato del giugno, la famosa media mensile di giugno. In questo caso, vedete, questi sono i risultati del particle swarm, quelli in alto, particle results, lui vi dà il range, il mango e il fill. Ottimi. Ok? E questo è il risultato che ho ottenuto. Mi sembra un buon fitting. Quindi questi qua sono dei parametri ottimi che io dovrò andare a utilizzare per il calcolo del grigging. Questi parametri, range, nugget e seal, me li salvo. Quindi lui vi darà in output questi tre valori, io me li copio e li salvo da qualche parte. Ok? Altrimenti andate a fare girare e vi riprendete. Proviamo a far girare giusto una simulazione. Velocemente, giusto per vedere se tutto funziona. E poi andiamo velocemente al fitting. Quindi questo T3_TP sarebbe il simfile del semivalogramma teorico che vi ho fatto vedere prima. Ma noi andiamo ad aprire direttamente questo che si chiama PS_EBTP, che sarebbe quindi il particle swarm tra il semivalogramma sperimentale e il semivalogramma teorico. Quindi quello che vi ho detto è che ci sono queste prime due righe sostanzialmente che vanno a inglobare il simfile e il semivalogramma teorico. Tutta questa parte è il simfile e il semivalogramma teorico che vi ho fatto vedere prima. Questi sono i valori del particle swarm. Questi sono gli intervalli di range, nugget e seal da ottimizzare. Questa è la funzione obiettivo che vi dicevo. E poi io che cosa ho fatto? Alla fine del particle swarm ho messo di nuovo il semifile, il semivalogramma teorico. Perché? Perché così automaticamente, con i valori ottimizzati che lui si è calcolato, si è andato a generare il semivalogramma teorico ottimizzato. Infatti se vedete al posto del range, nugget e seal, qui ho messo i risultati del particle swarm, ps.model.tb-range, ps.model.tb-nugget, ps.model.tb-seal. Questo che cosa significa? Che lui, che il particle swarm fa l'ottimizzazione,
la componente del semivalorama teorico che scrive direttamente il semivalorama teorico ottimizzato. Chiaro? Ci siete più o meno? Quindi questo sim file è composto da tre parti fondamentali. Allora, questa parte iniziale in cui appunto sto richiamando il particle form. Poi c'è il semivalorama teorico classico. Poi c'è la seconda parte del particle form. E poi ho richiamato di nuovo il semivalorama teorico perché così automaticamente il particle form gli passa i valori di range in ambito tessile e ottenete già il grafico, la serie temporale con il semivalorama teorico ottimizzato. Ok? Proviamo a farlo girare. Ci siete, ragazzi? Vedo per te. Se lo facciamo girare, guardate cosa vi dà. Praticamente K è il numero dell'iterazione. OV è il valore del root mean square error, quindi il valore dell'indice di goodness che io ho fatto ottimizzare. E questi G-best sono i valori di range, nugget e tessil che lui praticamente sta cambiando per ogni test. Ragazzi, che cosa succede? Alla fine quindi vi dà i valori ottimizzati di range, nugget e seal. Ok, questi valori io me li vado a salvare, quindi me li copio e me li incollo in un file qualsiasi, ma nel frattempo lui mi ha anche scritto il semivalorama teorico ottimizzato, che è questo TB Bessel 68. Quindi se io vado nella mia cartella output, vado a vedere questo file TB Bessel 6.8. Riesco a farvi il grafico, sarebbe carino, si sta un attimo. Okay. Ok, questo è il grafico del semivalorama teorico che io ho ottenuto. Quindi ho ottenuto una bella curva e a questo punto lo vado a confrontare col semivalorama sperimentale, come vi ho fatto vedere nella presentazione. Eccolo. Ok? Quindi il mio fitting è andato bene. E mi sono salvate i valori di range, nugget e seal che mi serviranno per il cleaning. Ok? Allora, questa operazione di ottimizzazione del semivalorama teorico con l'anno un po' più vi porterà via tempo, perché appunto dovete vedere bene quali sono gli intervalli in cui andare a fare l'ottimizzazione. Passiamo ora all'ultimo blocco sostanzialmente della lezione, che è appunto adesso, dopo che abbiamo studiato la semivarianza sperimentale, abbiamo fatto il fitting con la teorica. Ragazzi, ma che succede? Che è successo? Okay. Quindi dopo che abbiamo studiato la semivarianza dei dati, abbiamo fatto il fitting con la teorica, abbiamo scelto la strategia, quindi abbiamo deciso per esempio di lavorare sulle medie, abbiamo ottenuto il semivalorama teorico e i valori di range, nugget e seal, possiamo finalmente andare a applicare il nostro fitting, finalmente. Ok? Allora, trascurando tutta la parte teorica del fitting che sono sicura che il professore vi ha fatto, allora, il modello, quindi il New Age, implementa quattro tipi di cleaning. Quindi ci sono due cleaning che si chiamano quindi ordinary e local ordinary, e poi c'è il cleaning dependent e local dependent. Allora, immaginiamo di avere un panorama come questo. Queste in rosso sono le nostre stazioni di misura, le famose stazioni di misura, e io voglio interpolare i punti in questa X gialla. Ok? Posso decidere di utilizzare un cleaning ordinario o
poiché mi rendo conto che la mia stazione si trova in quota, perché come possiamo vedere da questa immagine, il bacino è abbastanza pendente, ci sono quote che arrivano fino a 3.000 metri. Che cosa sappiamo noi? Che a volte esiste un trend, cioè esiste una correlazione tra le temperature e la quota, o tra la precipitazione e la quota. Ok? Quindi magari la temperatura diminuisce andando all'aumentare la quota, le precipitazioni aumentano all'aumentare la quota, perché appunto le catene montuose rappresentano un ostacolo orografico. Quindi potrebbe esserci una relazione, in questo caso una relazione molto semplice di tipo lineare, tra la variabile che vogliamo andare a interpolare. Noi adesso stiamo considerando la temperatura e la quota del punto Z. Quindi in questo caso che cosa posso scegliere? Posso scegliere di andare a utilizzare un kriging ordinario oppure un kriging che contempla un trend. Come funziona il kriging che contempla il trend? Funziona praticamente, lui va a calcolare, va a vedere se esiste un trend tra la quota e la temperatura. Come fate voi? Andate semplicemente a vedere i vostri dati, andate a calcolare il coefficiente di correlazione che esiste tra le quote e i dati misurati e vedete che il coefficiente di correlazione lineare magari è 0,8, 0,7, 0,9, questo significa che esiste una correlazione importante tra i dati. Quindi decidete di andare a calcolare il kriging col trend. Che cosa fa lui? Innanzitutto prende questi dati, calcola il trend, depura i dati dal trend, quindi applica un kriging ordinario e poi sui valori spazializzati con un kriging ordinario va a risommare il trend. Ok? Quindi sostanzialmente il detrended kriging è un ordinary kriging che va a contemplare la possibilità di un trend tra la variabile e la quota. Le due versioni esistono anche, quindi il kriging ordinario e del kriging con trend, esistono anche la variante local. Che cosa significa? Che io voglio andare a scegliere solamente un numero di stazioni definito intorno del mio centroide. Ad esempio posso decidere di scegliere, in questo caso sono 8, sono le 8 stazioni che sono più vicine al punto in cui voglio interpolare i dati. Oppure posso andare a definire una distanza massima, per esempio voglio andare a considerare solo le stazioni che sono nei 10 km dell'intorno del mio centroide. Ok? In questo caso quindi io passo dall'ordinary kriging che lavora su tutte le stazioni del mio dataset a un local ordinary kriging che lavora solamente su un campione di queste stazioni. E un local detrended kriging, quindi quello che fa il trend e considera solo le 8 stazioni nell'intervallo che sono nell'intorno del mio centroide. Anche in questo caso come faccio? Andate a guardare i vostri dati. Se vi accorgete che esiste una forte correlazione tra la variabile che volete andare a interpolare, quindi ad esempio la temperatura e la quota, è ovvio che se utilizzate un kriging col trend otterrete dei risultati migliori sulla spazializzazione. Allora, questo è il workflow del kriging. Quindi la componente si chiama kriging in ogni caso. Allora, quali sono i parametri di input del nostro kriging? Allora, sono come al solito il file, lo shapefile contenente le coordinate e le stazioni di misura. Poi avrete lo shapefile contenente invece le coordinate dei centroidi. Quindi io ho le stazioni di misura e li voglio riportare, interpolare le misure nei centroidi. Quindi ho bisogno di due shapefile. Poi mi servono le serie temporali di temperatura, ovviamente, che ho necessità di interpolare. E poi mi servono i valori di range, nugget e seal ottimizzati, quelli che abbiamo ottenuto col particle swarm. Poi voi automaticamente scegliete se utilizzare la modalità col trend o meno.
i risultati del staging sono i valori interpolati nei centroidi dei vostri sottobacini. Di nuovo sarà un file CSV con ID, ogni ID sarà questa volta corrispondente al centroide del vostro bacino. Quindi immaginate, io immagino che le stazioni di misura per esempio a me erano numerate 10-10, 10-25, numerazioni strane decise non da me, ma i miei centroidi erano da 1 a 20. Quindi passerò da ID 10-10-10-25 agli ID dei miei centroidi. Ok? Allora, che cosa abbiamo detto noi? Abbiamo fatto delle assunzioni all'inizio. Quello che vi stavo dicendo, per esempio, nel caso della temperatura abbiamo deciso di lavorare sul valore medio mensile, sul valore medio stagionale, sul valore addirittura medio anno. Voglio fare il video, calcolo la media di tutto l'anno, vediamo che cosa viene. Ma io come faccio a sapere se sto ottenendo una stima corretta? Cioè, come faccio a sapere se la mia assunzione è troppo restrittiva e se i valori che sto ottenendo sono troppo elevati, gli errori che sto ottenendo sono troppo elevati? Allora, utilizzo questa procedura che si chiama Leave One Out. Statevi un attimo a sentire perché questo è un altro passaggio fondamentale. Allora, la Leave One Out o Cross Validation in che cosa consiste? Adesso vi faccio un... Allora, immaginiamo di avere sempre le nostre stazioni di misura, le famose stazioni di misura, che sono queste quattro. Ok, io ho quattro stazioni di misura. Ho deciso quindi di utilizzare i dati medi mensili. Ok, ho ottenuto i valori di range in anche tessile ottimizzati per i dati medi mensili. Ok, adesso vado ad applicare il bridging. Come faccio a sapere se sto sbagliando di molto o no? Allora, la Leave One Out che cosa fa praticamente? Di volta in volta, quindi ho un dataset di quattro stazioni, lui elimina una stazione dal dataset e va a fare il calcolo del kriging usando solamente le tre stazioni che sono rimaste e andando a fare il calcolo del kriging nella stazione che ho eliminato. In questo modo io vado a vedere le simulate nella stazione che ho eliminato come sono e vado a fare un confronto tra la simulata e la misurata nella stazione che ho eliminato. Dopodiché riprende il giro, questo è il mio dataset iniziale, elimina un'altra stazione, questa ad esempio, va a fare il kriging utilizzando i dati delle tre stazioni e interpolando nella stazione che ha eliminato e quindi vado a ottenere le simulate nella stazione, avevo le misurate e vado a fare i confronti tra le simulate e le misurate. E così via, lo fa per tutte le stazioni, quindi di volta in volta leave one out, ne lascia una fuori, ne toglie una, utilizza le tre per la spazializzazione e va a interpolare nella stazione che ha eliminato. Ok, in questo modo che cosa fate voi? Andrete a ottenere il valore interpolato in una stazione di cui avete i dati e quindi andate a vedere quali sono gli errori che state ottenendo. Ok? E andate a ricalcolare i famosi indici di goodness, cioè andate a vedere appunto come sono venute le vostre simulazioni. Le vostre simulazioni sono venute bene, cioè la differenza tra i simulati e i misurati è poca, ok, ottimo, tutte le estensioni che ho fatto sulle medie, sul tipo di semivariogramma, eccetera, eccetera, sono corrette. Quindi posso utilizzare queste estensioni per spazializzare sui centroidi, questa volta per applicare il vero origin, non il leave one out. Altrimenti dobbiamo tornare indietro, significa che abbiamo fatto le assunzioni sbagliate sui valori medi, significa che abbiamo usato i valori di un modello sbagliato, abbiamo trovato valori sbagliati, quindi dobbiamo ricominciare tutto da capo. Ok? Allora, sostanzialmente, il file della Leave One Out, sim file della Leave One Out, è quindi quello che vi ho detto, è un kriging applicato sulle stazioni di misura. Quindi di volta in volta ne sceglie una, va a applicare il kriging e vede che cosa ha ottenuto. Quindi come è fatto questo sim file? Anche in questo caso start date ed end date. Quali sono le componenti di cui ha bisogno? Allora, il reader dei dati, la temperatura,
il reader dello shape file delle stazioni è l'unica cosa che gli serve, perché lui adesso andrà a interpolare nelle stazioni stesse. Questo fa questa componente, che è appunto la lin1out, e poi quello che scrive da the output. Allora, i parametri delle componenti sono, come al solito nel reader dovete andare a specificare il percorso al file che state leggendo, quindi sono sempre le temperature salute, le temperature di giugno del 2008, id sempre lo stesso, data di inizio, data di fine, time step 60 minuti e no value. A questo punto quindi dovete andare a dargli lo shape file con le stazioni, sempre lo stesso, o le stazioni medio. Poi dovete andare a specificare questi due campi, F station ID ed F station Z. Che cosa sono? Sempre le stesse cose. Come si chiama la colonna, l'intestazione della colonna contenente l'ID nello shapefile, quello che vi ho fatto vedere prima. Nello shapefile poi c'era un'altra colonna contenente le quote. Adesso la faccio rivedere. Eccola, questa è la tabella di attributi. C'è la colonna di ID che si chiama ID, la colonna quota che si chiama quota, ovviamente, e quindi sono andata a definirla in questi due campi, ID quota. Dopodiché ho questi altri due parametri del cridging, che sono i casi che vi dicevo prima. In number closer station, che qui stavo definendo il cridging local. Quindi in questo caso io vi sto andando a dire che il numero di stazioni deve andare a considerare le quattro stazioni più vicine al punto in cui sta interpolando. In questo caso è commentato perché io ho deciso di fare un ordinary cridging. Quindi questi due campi sono commentati. Se voi volete fare un local ordinary cridging, andate a decommentare questo, togliete questi due slash slash. Ok? Analogamente questo altro parametro, doDetrended, vi dice se volete applicare il cridging col trend o meno. Se voi andate a decommentare queste due righe, true significa che lui sta facendo un cridging col trend. Potete decommentare queste due righe in contemporanea e ottenere un local detrended cridging. Ok? Local perché state definendo le stazioni più vicine e detrended perché state considerando il trend. Se volete fare solamente il cridging col trend, decommentate solo questa cosa, solo questa riga. Ok? Quindi avete quattro combinazioni, ordinary così com'è, detrended con questa riga decommentata, local ordinary con questa riga decommentata e local detrended con tutte e due. Ok? Ci siete? Faccio smuovere bellissimo. Ve l'ho scritto rosso, quindi non mi potete sbagliare. Poi io vi vado a dire il semivalogramma che ho scelto, che dipende dall'ottimizzazione che avevo fatto, quindi sarà il Bessel, Range, Nug e Gestil erano quelli ottimizzati. Okay? E quindi quello che mi dà in output è la lin1out per il modello di Bessel per giugno. Ok? Poi c'è sempre Connect, che è la parte sfigata del simfile, dove ci sono sempre le solite connessioni. Quindi i reader dei dati di temperatura sono gli input del cridging, le stazioni sono il campo station, e poi l'output della lin1out sarebbe l'input del writer. Allora, questo vogliamo provare a farlo girare per vedere che tutto funzioni. Se voi andate ad aprire il file che si chiama cridging underscore lin1out, vi trovate esattamente il file che adesso vi ho spiegato. Quindi lui praticamente qui vi dà delle stampe a video, dice sto facendo la calibrazione, finito, calibro finito. Poi lo fate girare. Nel frattempo che gira, perché come vedete ci mette un po' a girare, vi fa
faccio già vedere un risultato. Ok, allora io che cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto è stata provare a fare un ordinary bridging. Ho detto, vabbè, iniziamo a fare un ordinary bridging. Ho fatto questo ordinary bridging e come vedete i risultati sono schifo. C'è una sottostima, la serie blu praticamente sarebbero le misurate, cioè una sovrastima in realtà, perché la serie blu sono le misurate e la serie in rosso sono le simulate. C'è una sovrastima. Io sapevo che c'è un trend della temperatura con la quota, so che c'è che molte stazioni sono in quota e quindi questo mi fa capire che era ovvio che io invece di usare l'ordine di bridging dovessi usare il bridging, però ci ho provato soprattutto per farvi vedere quello che potresti ottenere. Queste due serie temporali sono appunto gli output ottenuti per la stessa stazione. Quindi per la Live One Out, la stazione che era stata lasciata fuori, in cui ho le misurate e le simulate. Allora poi che cosa ho fatto? Sono andata a utilizzare un cridging con il trend. Col cridging con il trend guardate che è tutto fantastico. Cioè subito ho migliorato tantissimo la mia interpolazione. Ovviamente come potete vedere ci sono ancora dei piccoli errori, ma questi sono quegli errori di cui vi parlavo prima che sono accettabili. Questi sono errori accettabili, quelli di prima no. Quindi me ne sono resa conto andando a fare appunto la lingua no. Questo qua, infatti vi ho scritto, questa qua è per l'ID della stazione 9387. Questa stazione è una stazione in quota a 2906 metri. Quindi è una stazione in cui appunto sicuramente poteva esserci un trend con la quota che mi andava a influenzare le temperature. Quindi una volta che io sono andata a verificare attraverso la Live One Out che io sto facendo una buona interpolazione, perché appunto mi trovo che nelle stazioni di misura ho una rispondenza tra le simulate e le misurate, sono sicura appunto che posso andare ad applicare il cridging ai miei centroidi. Quindi applicare il vero e proprio cridging, non più la lingua out. Ok? Avete problemi? Se avete problemi alzate la mano? No. Che è successo? No. Cappellino nero? Sì, è normale. Continua a girare perché lui sta lavorando a scala oraria. Su 60 stazioni, era bello vedere girare la simulazione in 6 secondi, questa qua ci mette un po' di più. Ci metterà, dipende dal tuo computer, nell'ordine dei 10-15 minuti per fare l'interpolazione a scala oraria di un mese. Quindi se lavorate sul lounge ci metterà un po' di più. Il cridging è proprio la cosa che voi lasciate girare qui, vedete che fate con calma. Quando avete ottenuto i risultati, andrete a vedere che otterrete, quindi un file CSV, adesso lo lavoro io perché tanto già l'ho fatto. Sicuramente sarà girando anche a me, ma no, mi è finito. Ah dai, ci ho messo 48 secondi. Stavo prendendo. Se andate ad aprire il risultato, Live One Out Best in Giugno, vedete che è un file esattamente uguale alle misure, al file misurato, dove ci sono gli stessi ID delle stazioni. Ragazzi, tanto fra poco abbiamo finito. Ci sono gli ID delle stazioni, quindi voi per lo stesso ID, quindi per esempio per la stazione 1025, andate a prendere le simulate, andate a prendere le misurate e fate il confronto come l'ho fatto io. Se la ponete le serie e vedete come è venuta la stima. Ok. Quindi attraverso la lingua nota abbiamo stimato la bontà delle assunzioni che abbiamo fatto e delle interpolazioni che andremo a fare. Quindi a questo punto possiamo passare alla vera e propria spazializzazione dei nostri dati, quindi l'interpolazione. Allora, esistono due versioni del cridging, una versione che è puntuale e una versione che è rapida.
cluster. La versione puntuale è quella che vi permette appunto di spazializzare i dati nei centroidi dei vostri sottobacini, mentre la versione raster è quella che appunto va a considerare tutta la mappa, pixel per pixel si va a calcolare i dati, va a fare la spazializzazione. Allora, quello che voi dovete fare è utilizzare la componente puntuale per andare a spazializzare, interpolare i vostri dati, quindi le vostre serie storiche, sui centroidi delle vostre cellule. Poi, però, per un intervallo, per un solo time step, perché è inutile farlo per tanti, per uno o insomma un numero contenuto, 2, 3, andate ad utilizzare la componente raster, che è quella che invece vi farà vedere la mappa di come sono stati spazializzati i valori, ok? Ok. Quindi questa è la storia del sim file del cridging, questa volta del vero cridging. Quindi alla differenza sostanziale che c'è tra il sim file che vi ho fatto vedere prima della lingua NAND e del cridging, è che adesso gli dovete dare non solo le stazioni, non solo lo shape file con le stazioni, ma anche lo shape file con i centroidi. Poi in questo caso quindi dovete andare a fornire le informazioni sia sullo shape file delle stazioni, quindi ID quota, sia sullo shape file dei centroidi. Nel mio caso il campo ID si chiamava I grande D grande e il campo con le quote si chiamava DEM. Quindi dovete andare a definire, a specificarli come si chiama l'ID nei due file e come si chiamano le quote, quindi come si chiama la colonna contenente le quote nei due file. Poi io sto applicando un cridging col trend, quindi ho decommentato questa riga. Questi sono sempre valori Bessel, ottimizzati, range, NAND e tessil. E questo quindi è quello che mi sono andata a far scrivere. Sempre le connessioni sfigatine. Mentre per quanto riguarda il caso raster, questa volta poiché dovete andare a spazializzare su una mappa, allora non dovete andare più a dare lo shape file con le stazioni, ma dovete andare a dare il DEM, perché appunto lui andrà a fare la spazializzazione per ogni pixel del vostro DEM. Ok? Quindi cambia questa componente e cambia leggermente il sync file, perché dal DEM lui automaticamente si leggerà le quote, quindi non dovete andare a specificare niente riguardo come si chiamano le colonne degli ID e delle quote, ma nello shape file delle stazioni sì, quindi ID e quota sono sempre gli stessi. Sto facendo sempre un cridging col trend, sto applicando il modello di Bessel, così sono i valori ottimizzati, le connessioni, e questo è un risultato. Questa è la famosa mappa che vi dicevo, voi cercate di stamparne, non lo so, un paio, quattro, magari le quattro stagioni. Voi avete deciso di lavorare sulle medie stagionali? Allora, per le quattro medie stagionali andate a stamparle, che ne so, per il 15 marzo, 15 giugno, 15 ottobre, per 15 gennaio andate a stamparvi questa mappa, adesso per vedere come cambiano i campi di temperatura. Questo vi fa vedere i valori, quindi ci stanno stazioni, queste sono le stazioni in quota che stanno misurando più o meno un grado, mentre le stazioni della vallata stanno misurando 10 gradi. Vi ho detto, ci sono stazioni che sono anche a 3000 metri. Allora, sono andata un po' veloce in questa parte, perché far girare il cridging sia nella versione puntuale che il raster richiede un po' di tempo, ma voi sostanzialmente al momento dovete solamente cliccare un bottone, quindi se volete farlo, cliccate il bottone e fate girare i vostri computer. Ma se tutto è chiaro e non avete domande su questa lezione, io vi conserverei questa mezz'oretta di tempo per fare un po' di ricevimento se avete domande o problemi o altre cose. Quindi, first of all, problemi su quello che vi ho spiegato? Vi sembra tutto chiaro? Allora, sulle temperature sarà tutto bello. Andrete, farete velocemente, medie, tutto vi uscirà fantastico, esiste il trend, fate il cridging, il trend, vi esce tutto. Il mal di pancia vi verrà sulle precipitazioni, vi avverto. Allora, sulle precipitazioni quello che vedrete è che non riuscirete mai a ottenere una lingua NAUT così.
cioè, non è così bella. Sicuramente ci saranno delle sottostime, soprattutto dei picchi. Purtroppo quelli sono degli errori accettabili. Quindi voi andate a vedere di quanto state sottostimando, soprattutto rispetto ai volumi. Quindi che cosa fate? Fate le cumulate annuali, quindi vedete il volume annuale di precipitazione misurato e quello che voi state ottenendo con la lingua out. E se c'è una grossa sottostima o sovrastima, allora significa che avete fatto delle assunzioni sbagliate. Altrimenti, se i volumi sono paragonabili, anche se non raggiunge i picchi, ci sono dei problemi sul dato diciamo, puntuale, potete comunque considerare una buona interpolazione. Mi spiego un po' meglio: quello che otterrete probabilmente con le precipitazioni sarà una cosa del genere. Immaginiamo che queste sono le misurate. Probabilmente voi andrete a beccare tutte le parti basse, ma il picco non lo prendete. Però se voi andate a fare l'accumulata annuale, insomma, la somma annuale, e vedete che i volumi tornano, più o meno, non ci sono grosse sovrastime o sottostime, non fa niente che questo picco non lo becca, non lo raggiunge. Ok? Allora, i compiti a casa per la prossima settimana sono: trovate le stazioni, cercate le stazioni, 1. Sistemate i dati, 2. Create lo shapefile con le coordinate delle stazioni, 3. Per chi è stato bravissimissimo, tu che mi stai dicendo sì, vai avanti anche con le esercitazioni. Ovviamente per fare l'esercitazione quella là sul bilancio di radiazione dovete fare il teaching. Ok? Perché tutto deve essere riportato centrale delle vostre challenge. Quindi fate prima il teaching.